In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amassi, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Parola del Signore. Ecco, da questo Vangelo prendiamo una breve riflessione su una delle cose, forse la cosa più importante della nostra vita da un punto di vista umano, che è l'aspirazione alla pace, il desiderio della pace. Noi siamo fatti per una pace piena. E osserviamo che il nostro cuore è insoddisfatto, triste, appesantito, oppresso, quando non c'è questa pace. E che questa aspirazione del cuore corrisponde anche, per fortuna, al grande disegno di Dio su di noi. Dio veramente vuole che siamo in pace, vuole darci la pace. Al punto che per questo ha mandato Gesù sulla terra, che ha affrontato la passione e la morte ed è risorto per questo. E la sera di Pasqua, quando appare ai suoi discepoli, la prima parola che dice è: pace a voi, pace a voi. Sull'onda di questo dono, di questo fatto, anche la liturgia della Chiesa spesso ripete per bocca del celebrante: la pace sia con te. La pace sia con voi. Ecco, da qui capiamo come è molto importante questo dono per noi. Adesso dobbiamo capire anche come avviene in noi, perché Gesù dice: io vi dono la pace, però questo dono è una cosa un po' misteriosa, non è automatica, non è automatica. Nel comunicare la pace lui non può fare tutto. Ci vuole qualcosa anche in noi per ricevere questo dono, come quando noi con una persona chiamiamo e gli facciamo un bel regalo, non basta che noi pensiamo al regalo e glielo portiamo, bisogna che lui lo accetti, lo riceva, capisca che è un dono d'amore. Una cosa simile è questo dono della pace da parte di Gesù. E Gesù adesso dice una cosa che anche dobbiamo ricordare. Gesù dice: io vi do la pace, ma non ve la do come la dà il mondo. Vi do la pace, ma non come la dà il mondo. Cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che la pace che lui ci dà è diversa dalla pace superficiale del mondo. Anche il mondo, anche il demonio, è capace di fare un certo dono di pace, diciamo così, di felicità. Un'apparente felicità, una felicità momentanea, una felicità non stabile, non definitiva. Gesù dice: io non ve la do come quella, ve ne do un'altra pace, che è una pace veramente profonda, è una pace stabile, è una pace che punta al paradiso, diciamo, a una vita piena. Ecco, adesso ci facciamo la domanda: cosa faccio io, cosa posso fare io? Perché questo grande dono di Gesù, di cui sento anche tanto il bisogno spesso, possa entrare in me. Ecco, la prima risposta è questa: più ti avvicini a Gesù, più la pace crescerà nel tuo cuore. Più ti allontani, più crescerà l'inquietudine e la falsa pace del mondo. In pratica il paradiso è la immersione definitiva nella pace di Gesù, l'unione perfetta con lui. L'inferno è
l'allontanamento radicale da Gesù in una inquietudine terribile, che il Signore ce ne scalzi e liberi. Ecco, quindi questa è la strada. E come faccio io adesso a che possa avvicinarmi a Gesù e ricevere la sua pace? Possiamo riferirci per questo a quelle che noi chiamiamo le tre virtù teologali, cioè innanzitutto credere a Gesù. La fede in Gesù apre la porta del cuore perché lui possa agire in noi. Una volta che Gesù entra in noi, questa pace cresce amando, amando. Quella che noi chiamiamo un po' la terza virtù teologale, poi nella pratica diventa la seconda. Credere e amare. Man mano che amiamo, vediamo che il nostro cuore si purifica dal risentimento, dalle ferite, eccetera, eccetera. E la pace di Gesù cresce in noi, la pace di Gesù cresce in noi. Terzo, Gesù lo accenna anche nel Vangelo di oggi, puntare al paradiso, avere speranza che questa pace, che è sempre imperfetta anche sulla terra, sulla terra non è perfetta, però punta al paradiso. Ecco perché Gesù nel Vangelo di oggi, forse non ci è fatto caso, rassicura i suoi dicendo: è meglio per voi che io me ne vada, perché il Padre è più grande di me. Quindi non dispiacerti se adesso io tra poco tu non mi vedrai più fisicamente, perché non starò fisicamente in mezzo a voi come è stato finora. Però se tu mi ami, se mi hai capito, dovresti essere contento, perché questo mio andare al Padre rafforzerà nel tuo cuore e nella storia il dinamismo di crescita di questa pace. Quindi una pace non solo per oggi, per la vita terrena, per i problemi di famiglia, economici, eccetera, eccetera, ma una pace per il paradiso, sapere che essa punta al futuro ultimo, a questa pienezza di vita che il Signore ci vuole dare, ci prepara e ci dà, ci fa anche pregustare. Allora, concludiamo con questa decisione che trasformiamo in preghiera. Signore Gesù, io voglio la tua pace. Ho bisogno della tua pace. Quindi mi affido a te. Rafforzo la mia fede in te. Rafforzo il mio impegno di amare. E la mia aspirazione al paradiso.